La terza giornata dell'Atletica ai giochi del Mediterraneo, le nostre Marisa Masullo in quinta corsia e Rossella Tarolo pronte per regalare possibilmente un'altra medaglia d'oro all'Italia, dovendo comunque respingere l'assalto soprattutto della francese Valérie Jean-Charles e dell'altra francese Fabienne Fischer. Le altre concorrenti in prima corsia, la cipriota Stalo Costantinou, in seconda la greca Marina Vasarmidou, abbiamo detto in terza la francese Fabienne Fischer, l'altra francese Valérie Jean-Charles in quarta, in quinta la Masullo, in sesta la Tarolo, in settima la spagnola Cristina Castro, in ottava l'altra spagnola Gregoria Ferrer. Per cui due atlete italiane, due francesi, due spagnole, una greca, una cipriota. Intanto vi sono alcune polemiche per il salto che ha dato la vittoria al greco Costantino Koukodimos nel salto in lungo. Il suo 8,26 sembra inficiato seriamente da un nullo di pedana, una sensazione che molti colleghi hanno avuto. Ora si sta verificando con il filmato televisivo. È tutto pronto intanto per questa finalissima. Marisa Masullo in quinta corsia, Rossella Tarolo in sesta. Partite, buona la partenza della nostra Marisa Masullo in quinta corsia, accelera la Masullo, viene raggiunta dalla francese Valérie Jean-Charles, di cui vi avevo detto le nostre dovevano guardarsi, ma la Masullo riesce a incrementare sul rettilineo, ecco Marisa e la Masullo vince, molto bene la Marisa Masullo, vince in 23-21. Sono un tempo il suo record dell'anno, ovviamente, lei che ha un personale di 22,88,84, Marisa Masullo non si smentisce, è non più giovanissima, Marisa Masullo riesce a vincere questa edizione dei giochi del Mediterraneo con 23,21, seconda la francese Valérie Jean-Charles per il terzo posto, una lotta tra Rossella Tarolo e l'altra francese Fabienne Fischer. Dovremo rivedere ora questa fase di gara, ecco Marisa Masullo lascia i blocchi molto bene in quinta corsia, la vediamo sulla sinistra del teleschermo, ha davanti Rossella Tarolo, alle spalle Valérie Jean-Charles, la francese recupera in curva il décalage, dà l'impressione di passare, tuttavia la reazione della nostra rappresentante sul rettilineo è notevolissima, ecco qui Marisa Masullo che esce con fluidità estrema dalla curva, entra in rettilineo e il suo lungo è notevolissimo, le atlete avversarie nulla possono fare, Marisa Masullo davanti alla francese Fabienne Fischer e la Tarolo probabilmente è riuscita a bruciare sul filo l'altra francese Valérie Jean-Charles. Un'altra immagine della Marisa Masullo, la cui vittoria conclude anche il programma di questa giornata di atletica.